Una presentazione nel cuore di Chieti. Il sipario sul GM Europa Vini si è alzato nella regione di riferimento, l'Abruzzo, regione dove la squadra ha la propria sede e la propria anima. Un auditorium Cianfarani, la Civitella, gremito in ogni ordine di posto, ha accolto la squadra Black and Green, gli sponsor, gli ospiti e i 16 corridori del team. Davide Cassani è una formazione che ha sposato il progetto Continental fin da subito, che ha puntato molto sui giovani, questo per voi è importante? È importante perché dà la possibilità a diversi giovani di affacciarsi al mondo professionistico non dalla porta principale ma comunque con una squadra ben strutturata. Sono partiti l'anno scorso, hanno già fatto una buona stagione e penso che quest'anno per loro ci sia la possibilità di fare ancora meglio. Presidente, il GM Europa Vini è stata una delle prime formazioni a credere fermamente nel progetto Continental della formazione, un progetto forse all'inizio controverso ma che alla fine si è rivelato un successo, ne è prova ulteriore questa serata. Sicuramente, davvero, devo confermare questo che è stato evidenziato, che sono stati i primi a crederci a un modello nuovo di ciclismo che in Italia non era ancora, come dire, valorizzato ma soprattutto autorizzato, perché cercavamo sempre di difendere la vecchia tradizione nostra soprattutto a livello di Under 23, però insomma credo che loro l'abbiano fatto bene, l'hanno fatto con convinzione, hanno fatto un anno di esperienza mettendo in pratica e acquisendo delle buone esperienze. Devo dire che quest'anno hanno messo a frutto un anno di esperienza e sicuramente hanno dato maggiore contenuto a un progetto che era già bello inizialmente, per cui davvero gli faccio i complimenti. Hanno uno staff tecnico bravo, c'è atleti anche stranieri e dei gruppi regionali del centro, proprio a garanzia anche della difesa e, come dire, della promozione dei talenti migliori del centro Italia, per cui gli faccio i complimenti e sono qui proprio per festeggiare con loro questo inizio della stagione e augurandogli davvero buone soddisfazioni. Dolizia, interessante quello con l'isola di Ibiza che apre prospettive internazionali. Sicuramente la Spagna in particolare ha grandi tradizioni ciclistiche, per cui se hanno guardato a un'esperienza con la GM Europa Vini sicuramente ci fa piacere, è un tocco di internazionalità. Peraltro ho avuto modo di conoscere i rappresentanti che sono venuti qui, l'hanno fatto con molta convinzione, con molta determinazione, guardano anche loro ovviamente alla scuola di formazione del ciclismo italiano, c'è un atleta loro molto giovane, per cui perché no, insomma i rapporti con la Spagna sono stati sempre bene a livello di competizione, a livello di agonismo ovviamente è stata sempre una nazione da combattere, però insomma ci fa piacere questo nuovo modello e soprattutto questo tocco di internazionalità della squadra. Una nuova avventura quella col GM Europa Vini, perché Ibiza è terra di divertimento ma è anche innanzitutto terra di sport. Corretto, noi siamo veramente conosciuti come una destinazione turistica per la festa, la notte, il divertimento, ma anche sono disconosciuto perché Ibiza è un posto interessante per la pratica dello sport, non solo come una parte della vacanza, sino anche come una destinazione perché le squadre, il team viene a fare il suo perfezionamento, il suo entrenamento a Ibiza. Che tipo di percorsi trovano i ciclisti a Ibiza? Ibiza è in un territorio che non è plano, abbiamo posto che sono veramente difficoltoso perché è alto, abbiamo ruta che sono a una zona più alta, ma anche abbiamo zone che sono veramente plano e questo che trovano sono veramente la bellezza della zona, le spiagge, il sole e il buon tempo.
En Ibiza el tiempo es muy bueno, las carreteras son muy buenas y el terreno es rompepiernas, sube y baja. Os invito a que vengáis a pedalear por Ibiza. It's been a long day. Sindaco Ripa Teatina è la città di Rocky Marciano, è la città del premio Rocky Marciano, adesso anche del GM Europa Ovini, insomma una città veramente terra di campioni. Sicuramente sì, terra di campioni, ma terra anche della musica, volevo aggiungere, quindi terra dello sport, terra dei campioni, terra della musica, e noi a Ripa Teatina non facciamo che puntare su questo progetto, soprattutto perché vogliamo rilanciare il nostro territorio, il nostro turismo con le bellezze che abbiamo sul nostro territorio e anche con le specificità enogastronomiche che abbiamo. All the planes we flew, the things we've been through, that I'll be standing right here talking to you about another path. I know we'd love to hit the road and laugh. Un'avventura che si rinnova perché siamo partiti già l'anno scorso. E quest'anno mi sento anche un po' con un po' più di esperienza nel ruolo di capitano, visto che per me l'anno scorso era la prima esperienza, e spero di dare il meglio di me anche per i giovani. Filippo, che atmosfera si respira in questa squadra? Ma si respira un'atmosfera di serenità innanzitutto, e in più siamo parecchio carichi per questo nuovo inizio di stagione, visto comunque il calendario che affronteremo, le opportunità che avremo e la nuova immagine che stiamo dando. Without you, my friend. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. See you again. Un terreno particolarmente adatto a voi ciclisti, quello di Ibiza? Ma sicuramente, perché presenta dei bellissimi percorsi, ci sta la salita, quindi si può fare qualsiasi tipo di lavoro, e quindi è un terreno adattissimo per la preparazione di qualsiasi ciclista. Chi lei è conosciuto in tutto il mondo come il Signore degli Anelli, ma ricordiamo che lei è innanzitutto un grandissimo appassionato di ciclismo. Sì, è vero, è il mio sport, la mia passione fin da bambino. Mio padre, grande appassionato di ciclismo, mi ha trasmesso questa passione che adesso coltivo anche un pochino più andando ogni tanto in bici, elevandomi le soddisfazioni di pedalare e fare un po' di fatica, ma senza chiaramente velleità agonistiche, con il piacere di fare una bella girata in bici. First you both go out your way and the vibe is feeling strong. And what's small turned to a friendship turned to a bond. And that bond will never be broken, that love will never get lost. Bella realtà questa del GM Europa Ovini, una squadra principalmente fatta da giovani. È un progetto molto bello, infatti sono contento di essere, diciamo, in qualche modo partecipe, invitato a questa manifestazione. Prima perché rivedo tanti amici nel mondo del ciclismo, ho visto il presidente di Rocco, Davide Cassani. Ma soprattutto perché è un progetto dove vengono coinvolti molti giovani. Questo secondo me è molto importante, dare la possibilità ai giovani di coronare i propri sogni in uno sport come il ciclismo è una gran bella cosa. GM Europa Ovini sta facendo questa operazione, quindi nel mio piccolo mi piace dare importanza a questo progetto davvero importante e bello. Alessandro, com'è Dario come direttore sportivo? È una frana, guarda, è un casino, guarda. No, non è vero, un grande direttore sportivo, ci capiamo al volo, quindi io non devo dire niente a lui, lui non deve dire niente a me. Ottimo motivatore, un uomo squadra e ha le carte in regola per diventare un grande direttore sportivo. Dario, che atmosfera hai trovato in questa formazione? Ma è un'atmosfera bellissima, è praticamente come una grande famiglia e speriamo che anche i risultati siano dalla nostra parte. Com'era Donati come atleta? Ma è un grande professionista, molto serio nel suo lavoro, come lo è tuttora come direttore sportivo. È un grande trascinatore e secondo me avrà un'ottima carriera. Alessandro, concludendo, che messaggio volete trasmettere innanzitutto ai vostri ragazzi? Ma innanzitutto la nostra filosofia è quella
della motivazione. Noi cerchiamo di motivare i ragazzi, loro sono come una spugna, assorbono tutto quello che gli diciamo, hanno tutta la nostra esperienza, quindi se hanno grinta faranno strada. Ne sentiremo parlare perché ci sono degli atleti, veramente ottimi atleti e grandi corridori. You're the night, you're the color of my love. You're the cure, you're the pain. You're the only thing that means so much. Gemma Europavini, parliamo di una squadra che si misura in tutta Europa, che ha un gemellaggio con Ibiza, ma che nasce da una regione particolare, l'Abruzzo, che tu rappresenti. Sì, l'Abruzzo appunto è una grandissima terra di ciclismo. Voglio portare il nome di questa squadra alto per tutto il mondo, perché credo che merita questo. Gabriele Marchesani, la presenza del presidente Renato Di Rocco, del commissario tecnico della nazionale Davide Cassani, una madrina d'eccezione come Giulia Di Quiglio, un campione olimpico come Yuri Di Checchi, meglio di così non si poteva partire, tanti amici che vi stanno vicino. Assolutamente, hai detto bene Cristian, oggi ho riscontrato che abbiamo tanti tifosi, tanti simpatizzanti. L'anfiteatro era stracolmo, sold out, quindi vuol dire che siamo ben seguiti, che comunque stiamo lavorando bene e che il nostro ciclismo è un ciclismo che piace a tanta gente e questo per noi è molto importante. Continua il progetto sui giovani, una cosa in cui voi credete tantissimo. Assolutamente, è un progetto basato su una linea verde, sui giovani, continua oggi ma continuerà anche in futuro, perché diciamo che l'unica cosa che ti può dare molta soddisfazione, poi lavorare con i giovani anche per i direttori sportivi è molto soddisfacente, i giovani sono comunque scelti, recepiscono il messaggio che gli si dà, oggi bisogna captare il ciclismo come uno sport diverso da quello che è stato fino a qualche anno fa.